In questo periodo a casa mia sono immancabili. Oggi vediamo come realizzare i cantucci, ma in tre gusti: classici alle mandorle, pistacchio e cioccolato, cacao e nocciole. Davvero croccanti, friabilissimi, perfetti anche da inzuppare. Scopriamolo insieme. In una ciotola versate il burro morbido, lo zucchero semolato, la vaniglia e lavorate per circa 2 minuti con la spatola finché non diventa bello cremoso. Aggiungete le uova intere, mescolate per altri 2 minuti finché non vengono amalgamate. Infine unite la farina, il lievito, mescolate per 2 minuti il tempo che si forma la frolla, che sarà molto morbida. Trasferitela in un piano leggermente infarinato, infarinando anche la superficie, formate un panetto molto lungo, dividetelo in tre parti uguali. In ognuna delle parti aggiungete in una le mandorle, in un'altra il cioccolato con i pistacchi, in un'altra il cacao con le nocciole, impastate velocemente, formate un filoncino, appiattitelo leggermente, trasferitelo su una teglia foderata con carta da forno e cuocete in forno ventilato a 185 gradi per 25 minuti. Sfornate e fate raffreddare molto bene. Una volta freddi, tagliate i cantucci spessi circa 1,5 cm, rimetteteli di nuovo su una teglia foderata e fate cuocere ancora per un quarto d'ora a 180 gradi. Sfornate, fate raffreddare e i cantucci sono pronti da consumare. Tutti e tre gusti davvero fantastici. Potete conservarli in una bella scatola di latta da mettere a centro tavola oppure, perché no, da regalare.